Voluntary disclosure, come ottenere i documenti bancari a costo zero. Tantissimi contribuenti si lamentano ogni giorno dei costi esagerati per ottenere i documenti bancari. Alcune banche arrivano a chiedere 5.000 euro per i documenti standard degli ultimi 10 anni. Mi chiedono questi clienti se in base al diritto svizzero è lecito chiedere 5.000 euro per i documenti bancari per la volontaria disclosure e se c'è un modo per pagare di meno. Buongiorno, sono Enzo Caputo, avvocato svizzero, consulente legale a Zurigo con SwissBankingLawyers.com. La settimana scorsa si è presentato un cliente con 3 conti in Svizzera con 3 banche diverse. Questo cliente si era già rivolto a un commercialista in Italia, il quale gli aveva detto che si sarebbe occupato della sua pratica, ma che per la raccolta dei documenti doveva provvedere lui, da solo. Tra l'altro, senza richiedere al cliente quali erano nello specifico i documenti da richiedere. Questa persona si era sbattuta da una banca all'altra, ma era uscito sempre senza documenti da questa banca. Anzi, si era lamentato di essere stato trattato quasi come un criminale. Aveva l'impressione di essere una persona non grata. Il colmo di questa storia è che, fatti i conti, avendo 3 conti, gli hanno chiesto la bellezza di 15.000 euro. Il cliente era arrabbiato, giustamente, si ribellava di dover pagare 15.000 euro alla banca per ottenere dei documenti ai quali ha tutti i diritti ad averli. Cosa abbiamo fatto noi dunque in questo caso? Anzitutto ho spiegato al cliente che già da sempre alcune banche hanno approfittato di queste situazioni con i fondi neri. Difficilmente il cliente con fondi neri decide di far causa alla banca perché non vuole esporsi a rischi inutili. Non è colpa tua se ti trovi in questa posizione di debolezza, quella di chi non è ancora in regola ed è messo con le spalle al muro con la legge sul rientro dei capitali. Il cliente italiano accetta di pagare credendo di non potersi permettere di andare contro la banca e perché non conosce i suoi diritti, ma non è così. Poi dal mio studio abbiamo telefonato insieme alla banca, abbiamo chiesto i dati di accesso per l'online banking. Dopo aver identificato il cliente, la banca ha fornito i dati di accesso e abbiamo stampato tutti i documenti standard entro 2 ore. Siamo entrati nell'online banking e abbiamo stampato i documenti. In un altro video elenco tutti i documenti necessari per fare la volontaria disclosure, tutti i documenti che ci vogliono per fare la volontaria disclosure. Guardate l'altro video. Avendo i dati di accesso del tuo online banking, te li stampi da solo i documenti che ti servono e risparmi tempo e denaro. Se anche tu stai incontrando le stesse difficoltà con impiegati di banca poco collaborativi, se anche a te ti hanno chiesto 5.000 euro per gli estratti conto, devi sapere che esiste il modo per far valere i tuoi diritti. Chiama ora il numero 00417979044444 da una linea neutrale e fissa un appuntamento qui da me a Zurigo nel mio ufficio. Spiegami la tua situazione e valutiamo insieme il tuo caso senza impegno. Se la tua banca ha deciso di approfittare della tua situazione, ti rende la vita difficile, chiede somme esagerate per rilasciare documenti che sono tuoi, è arrivato il momento di mettergli un freno. Risparmia tempo, energia e denaro. Il modo esiste, parliamone. Non è mai troppo presto, ma spesso troppo tardi. Chiamami oggi stesso per fissare un appuntamento a Zurigo, qui da me. Ne vale la pena, te lo garantisco io. Fai il primo passo per risolvere il tuo problema. Telefonami oggi stesso. Grazie della visione. E a presto a Zurigo. Arrivederci a Zurigo.